Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Altra puntata di Silent Hill 2 Remake. Allora, siamo con il nostro protagonista. Abbiamo incontrato Angela che abbiamo capito che secondo me è un po' pazza, comunque c'ha qualche problemino. C'aveva sto coltellazzo che gli avevamo preso. Siamo negli appartamenti di Blue Creek, siamo al primo piano, abbiamo fatto il secondo piano e il terzo, ma non so se ci dovremo ritornare o meno, non credo però. Quindi io penso che una volta che abbiamo fatto tutto il primo piano, poi cambio, si faccia qualche altra cosa, vediamo un po'. Quindi andiamo avanti. Ragazzi, prima di cominciare, come di consueto, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a lasciare mi piace al video, gesti gratuiti, sono due semplici clic, non c'è nessun costo, nessun impegno da parte vostra, ma per me sono gesti importanti, mi supportate nella crescita appunto del canale, mi date una mano. Chi è? No, sarà l'ascensore che cigola. A me sembra quello lì che abbiamo incontrato qualche puntata fa che c'ha quella specie di casco in testa che è fatto di lamiera spessa 1 cm. Ecco la chiave a cosa serviva. C'è una S. Ma è chiusa. Sembra uno stanzone abbastanza grosso, quindi forse è meglio non andarci per il momento. Questa deve essere aperta per forza. Dove ti sei messo te? Vieni fuori. Maledetto. Non è entrato in quella stanza lì. Tanto questo lo useremo dopo il primo scontro, sicuro, guarda. Tira fuori la pistola che poi sarà qua dentro. Dove è andato? Eccolo. Ma sti maledetti si nascondono e poi quando tu passi per sempre insieme ti assaltano alle spalle sti fidena non completo. Noi stiamo salendo di nuovo adesso qua, siamo al secondo piano. Ma io come oggetti cosa ho? Scusate, ah, c'ho l'altra lancetta, quindi devo, scusate, mi ero perso questa piccola. Dobbiamo tornare dall'orologio, quindi dobbiamo ancora andare al. Quindi qua tutto a sinistra. Sperando che non si pari qualcuno davanti. Ok, allora salviamo. E non si sa mai. E qui c'è anche il nostro orologiao. Prima infatti non mi dava più il. Allora adesso cosa dice?
questo sembrerebbe che sia sulle 2 più o meno, come l'altro è sulle 9 la prima, l'altra sembrerebbe sulle 2. Proviamo un po'. Secondo me si è aperta l'altra porta con la lettera, cos'era la lettera, no scusate, la H è la prima che abbiamo aperto, sarà la lettera M, presumo. Andiamo a vedere perché non vedo altre. Facciamo ancora una salvata, signori, perché tanto non costa niente. Allora usciamo da qui. Credo sia questo. Infatti. La stanza delle farfalle. Dimmi dare un'occhiata prima se non c'è qualche... No, sembra di no. Il secondo mi sembra 2 più 1, non lo so, la butto lì, e l'altro è 1 meno 2, non so che numero possa essere quello lì, e a capire quella specie di teschio che numero è, ragazzi, boh. No, allora scusate, non vedevo, lì c'è una luna meno, cavolo è sta luna? Allora, vediamo un po', ragazzi, c'è qualcosa che non... Qua ci sono due cerchi. Allora, il primo... Aspetta un po', perché qua viene... Cioè, la luna meno il cerchio. Ma il numero delle lune... Qua ci sono due cerchi. Poi c'è... No, allora proviamo a fare così, ragazzi. Contiamo tutte le lune e tutti i cerchi. Vediamo un po' se... Allora, le lune, dove sono le... Qua ce ne sono 4. Qua non ci sono lune. 4 più 2, 6. E l'altra è dietro la parete, dov'è? Di qua. Quindi 6 lune. Adesso me lo devo segnare perché... otto lune, quindi sono, poi c'è un teschio di qua, beh questo è facile, cioè. Quindi abbiamo un totale di 8 lune, abbiamo detto la luna meno i cerchi, quindi 8 meno 2 4 5 8 meno 5 3, l'altro sono i teschi più i cerchi. I cerchi sono sempre 5, i teschi sono 2 se non ho visto male, uno di là e uno qua, quindi sono 2 teschi più 5 lune, quindi 7. E di là invece abbiamo i cerchi che sono sempre 5 meno i teschi che sono 2 3, eccolo qua, quindi bisogna sommare o sottrarre tutti i simboli che trovate
Non so se è uguale per tutti sta combinazione o meno, ragazzi, però fatto sta che è così. Casino. E infilare le mani dentro sti buchi, sinceramente, non è il massimo. Troviamo sicuramente il pomello di quella porta che ci mancava di là. No, no, quello l'abbiamo trovato. Cosa ci mancava? Cos'è sta a fare? Ah, la lancetta dei secondi. Ehi. Allora, di qua penso che possiamo uscire. Dobbiamo tornare di nuovo all'orologio, ragazzi, quindi... Perché io sbaglio strada puntualmente? Non lo so perché... Allora, salvatina che si sa mai. E adesso sti secondi non mi sembra ci sia nulla che indichi la lancetta dei secondi. Forse da questo qua che è scritto Scott. Cotta sdraiata a faccia in giù. Scott è la lancetta dei minuti. Cotta sdraiata a faccia in giù. Non ho la possibilità di cambiare, quindi... Quindi l'orologio deve essere messo in questa posizione, ragazzi. Non ho la più pallida idea di cosa ho aperto stavolta, perché... Cosa c'era rimasto di chiuso, ragazzi? Non lo so, sinceramente. Forse qualcosa giù o su? Io credo al primo piano, perché non... Forse... Sì, la lettera S, di lo stanzone, che secondo me non promette niente di buono quello stanzone lì. Salviamo di nuovo, questa si è chiusa. Questa si è chiusa, quindi... Io sono salito da qua, dal centro qua, se non sbaglio, o da lì, alla 203 o 205. No, da qui, scusate, dall'angolo qua, adesso sì, vicino alla 201. Da qua è chiuso, no, è aperto. E io sono salito da qui.
Vers la flamme. Vabbè. Dovrebbe essere questo. No, scusate, non è questo. È qua davanti, però. Qui. Sì. E che non te lo dico, eh. Senza proiettili dove vado? Che gli racconto a questo? Salve. Non gli facciamo niente, ragazzi. Come faccio a... idea se quello che sto facendo va bene. Sì, però corri, che sennò no, ecco, lo sapevo io che mi prendeva. Aspetta un attimo che ma una non mi è bastata di corri, corri. Sapevo che mi prendeva. È immortale sto qua, almeno. Vabbè, intanto fatemi curare perché... Ho preso tutto il prendibile? Sì, sembra di sì. Qua per adesso è... è imbattibile, secondo me, almeno. Le laggate a volte, ragazzi, che ci sono delle laggate che te le raccomando. Oh, siamo usciti fuori finalmente, alleluia.
Possiamo anche salvare. Sì, ok. Sovrascriviamo tanto. Preferisco gli ambienti esterni, non so perché, ma hanno un senso di claustrofobia, queste stanze lì, poi con quegli affari che faccia qualcosa, vedi? Che ti rompono le scatole. Qua non c'è niente. Sembra di no. E poi qua c'è la nebbia, però, vabbè. Non so se tra le due cose quale è meglio. Qua dove siamo? Siamo sul lato. Allora, io in teoria dovrei andare verso il parco praticamente, perché quello che abbiamo segnato è lì. Di là è chiuso, quindi proviamo a vedere. Sì, di là abbiamo, mi scusate ragazzi, ma sì, è chiuso, ok. La nebbia non si vede niente. Qua non c'è niente. Parte l'animazione. You, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, ragazzi. That's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Fosse una porta aperta neanche a pagarla. E dobbiamo andare verso il lago. Questa ci piace. Scusate, non verso il lago, verso il parco. Vabbè, il lago non so dove l'ho visto io. Ad ogni modo avete capito, ragazzi, dai. Chiuso, figurati. Figurati se non era chiuso. Lo calice qua cosa ci fa, scusate? Qua c'è un cappello, è un...
Benvenuti a Silent Hill, una piccola località balneare immersa nella quiete. Siamo felici di avervi qui. Non c'è posto migliore per staccare la spina dalla routine. Bah, e concedersi finalmente una vacanza rilassante. Il paesaggio montuoso punteggiato da file di case rustiche e pittoresche va da sfondo al lago di Toluca e risplende di una miriade di incantevoli colori dall'alba al tramonto. Silent Hill vi regalerà emozioni e vi farà sentire in pace. Potete starne certi. Ogni momento trascorso qui sarà piacevole. Rimarrà indelebile nei vostri cuori. Porca miseria. Figurati se era un brutto posto. Cosa sarebbe successo qua? Cioè, no, questo non è un calice. È l'affare che spruzza l'acqua dalla fontana. Sì, credo proprio di sì. Vabbè, io giro tutto per vedere se eventualmente c'è qualcosa. Oh. Vedi altri problemi. Bisogna sempre girare, ragazzi, che qualcosa c'è sempre, te la lasciano, quindi. Patrick Chester, figlio di Edward, lottò e morì per la gente. La libertà è per il nostro futuro. La sua memoria continua a vivere. Ma quindi c'è un lago, infatti. Allora, avevo capito bene, non sono completamente rinco, eh. Questi senza testa qua. Avete perso la testa, signori. In memoria della 67 delle 67 persone morte di malattia che riposano in fondo al lago, però. Questo è un bar. Non si può nuotare, vabbè, quindi qua credo che non ci sia altro. E lei? Non lo so. Mary? Non è lei. Not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. Mary, Maria. I don't look like a ghost, do I? Siamo lì. See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah, 3 years ago. It's just, I got a letter from her. A letter? I know how it sounds, and I don't. Hey, it's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me.
in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey. I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... So it's okay. Yeah. Il mistero si infittisce, ragazzi. Seguiamo sta tipa. Come on, let's go. Vada, signorina, vada. C'è un po' di ricrescita lei, però, Non sbaglio, O è proprio fatto così i capelli? Come l'hai aperto il cancello, scusami. Is something wrong? I know, it's Oh, da che parte dobbiamo andare? Non sei te quella che. Ne so io da che parte si va, di qua? Andiamo di qua. This place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Sì, ma io vorrei capire, devo andare avanti io, devi andare avanti te, cioè. Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Vittima di una persecuzione da parte dei Jenny, Carroll viveva con orgoglio e onore. Ciò che è successo qui non sarà mai dimenticato. Usi. E io vado sempre nei bagni pubblici, sai come a volte trovano cose interessanti. Signorina, però lei non mi segua ovunque, perché sennò
Non ho capito dove devo andare. Credo di qua, però fatemi dare un attimo, scusate, perché comunque qua qualcosa in giro si trova, per cui eccone qua ancora, cosa c'è? Wanna take a breather? What? No. No, I just... Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all... No. Let's just keep moving. No, qua siamo in un'altra parte proprio del parco, diciamo, del... Sì. Allora, penso che dobbiamo uscire da quel cancello che abbiamo visto di qua, penso. Pensavo male. Allora andata dall'altro lato. È un labirinto sto parco, porca miseria. Proviamo di qua. Sì, una scalinata, ok, credo sia qua. Si esca di qua. Quello lì, Jackson. È lui. Ci sarà qualche porta. The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Vai aperto. Signorina, scusi, lei è... anche qua un'altra cassaforte, ma... Le combinazioni delle casseforti, io non so se sono da qualche parte oppure... Boh, o se si trovano in giro e poi vanno in... Forse è questa? Ok. Tubature nella 107. Scusate un attimo. Non ne ho la più pallida, l'altra anche non... Qua non vedo niente, ragazzi. Non vedo nulla. Boh. 101. Ha rotto un vetro, non è che... Ah, c'è un punto di salvataggio, vedete. Però vabbè, fatemi un attimo. Guardare in giro se c'è qualcosa. Qua ci vuole la chiave. Strange. Strange. Never mind. Let's find a way to get it open. Questa è la 106 che è aperta. Cosa? This room. There's something wrong with it. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure.
Direi che possiamo andare. Al 107 dov'è? Sopra. Al 107 è qua, scusa. Cosa mi... se è bagano. Cosa mi sfugge? Non so cosa mi sono perso. No, sono tutte chiuse queste porte. Non vedo niente. No. Mi ero perso qualcosa. Can you let me in? Sì, dai, basta che stai calma. Insinui, si insinui. Why, thank you, good sir. Signorina, non faccia la spiritosa, però. Ci sta preparando per quello che succederà dopo. Allora 1380. Uno in meno, uno in più, tre in meno, uno in più. Sarà la combinazione della cassaforte. Appunto, della cassetta degli attrezzi. Secondo me sì. È la combination della cassaforte. Ok. Proviamo. You think I'd look good in this one? Beh, oddio, non ti starebbe male, direi. Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. E quindi che fai? Te lo devi mettere o ce ne possiamo andare? Non ho capito. Signorina. Mi segua. Allora, apriamo sta cassaforte, ragazzi, poi magari ci salutiamo, eh. Allora, vediamo cosa dice. Quindi 1, quindi è 0, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, almeno. Proviamo. 0, 4, 5, 1. È Ida. Ho la chiave del cancello. Eccolo. Da dove è uscito? È uscito dalla porta qua, quello. Maledetto. Dov'era? Lo sgabuzzino, si era imboscato. I think you just saved my life back there. Glad I did. Yeah. So am I. Ok.
direi che possiamo salvare. Ci salutiamo. Ragazzi, come di consueto, prima di salutarci, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare mi piace al video. Sono gesti gratuiti, non c'è nessun impegno, nessun costo da parte vostra, ma per me sono gesti importanti, supportate nella crescita del canale, intanto che loro parlano. Detto questo, ragazzi, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo prossimamente.